abbiamo l'aria condizionata che spara direttamente sul divano e quindi era impossibile. Ho detto adesso faccio qualche spostamento, almeno quando guardiamo la TV siamo più tranquilli. E volevo consigliarvi di utilizzare sempre uno spazzolino da denti, cioè per esempio questo mi piace tantissimo. Poi però non si sente nessun profumo su. Scarpe fluo ne abbiamo, tranne io, ma dove andiamo, Sara? Guardate Andiamo a fare una passeggiata. la meraviglia. Vi faccio vedere tutto da più vicino. Buongiorno, io mi sono appena svegliata. Come state? È da tantissimo che non giro un video, infatti mi dispiace proprio tanto che sto trascurando il canale. Non so, ma in questo periodo mi sento travolta da un uragano e non riesco a fare quello che vorrei fare. Non so se capita anche a voi, ma ho tante cose in mente e non riesco a farle. Mi sento travolta da tante cose. E quindi, boh, è un periodo così. In realtà è da tanto che è così, però vabbè, spero di riuscire a tornare alla mia solita routine con i video. Poi vabbè, è estate, sono stata in vacanza, quindi è così, è normale, non è che nella vita si può sempre avere lo stesso equilibrio per sempre, quindi è normale, questo è un periodo un po' così. Solo ecco che mi dispiace perché ci tengo tantissimo a voi, al canale, poi mi piace tantissimo registrare video e quindi boh, speriamo che questo periodo passi. Comunque io sono stata ad Ischia, sono tornata ormai qualche giorno fa, siamo state qualche giorno ad Ischia con mia zia Marina e una sua amica, abbiamo passato una bellissima vacanza, Ischia è stupenda. Mi avete scritto in tantissime che siete state ad Ischia oppure proprio che siete di Ischia. E niente, siamo state veramente bene. Solo che questo caldo è arrivato proprio in quella settimana. Infatti, cioè, c'erano dei momenti in cui non si stava da nessuna parte, cioè si stava bene solo in acqua praticamente. Anche in questa settimana qua fa caldissimo. Infatti, ieri siamo andate in piscina con Sara. Oggi però non riusciamo e andremo al centro commerciale perché devo fare dei giretti. Lì almeno stiamo un po' al fresco. Per fortuna qua a casa ho l'aria condizionata, così almeno ecco, non soffriamo proprio tanto questo caldo, però non sono neanche più abituata a girare video, sinceramente, quindi aiuto. E io stamattina ho un bel po' di cose da fare, e tra cui rifare, il letto, cioè proprio cambiare le lenzuola. E vabbè, e le altre solite cose. Ah, non ve l'ho detto, ma io sono tornata su con Sara, che per chi non lo sapesse è la mia sorellina più piccola. E adesso passeremo 15 giorni insieme. Io sono super super contenta, così almeno passiamo appunto del tempo insieme, visto che durante l'anno ci vediamo veramente poco. Quindi lei starà qui per 15 giorni. E infatti adesso è di là e poi più tardi ve la faccio vedere e basta, adesso comunque devo assolutamente fare tutte queste cose per casa, così poi usciamo. Allora, sto pulendo i filtri della lavastoviglie e volevo consigliarvi di utilizzare sempre uno spazzolino da denti, che in questo modo andate proprio a rimuovere tutta la sporcizia che si infila nelle fessure. Io mi trovo benissimo appunto proprio con uno spazzolino, questo l'ho comprato appositamente per fare questi lavori qua. Infatti, vedete, mi trovo proprio bene perché viene via tutto.
Praticamente mi sono segnata con l'evidenziatore il programma che devo avviare per appunto pulire la lavastoviglie e praticamente è questo qua, perché ogni volta mi dimentico. Eccomi qua, ho appena finito di aspirare il materasso e poi mi metto a dare una bella pulita anche qua in camera da letto e devo cambiare le lenzuola come vi ho detto prima e oggi vado a mettere queste qua dell'azienda Dal Filo, che è un'azienda italiana che produce lenzuola di altissima qualità con prezzi accessibili a tutti. Io ho scelto queste qui in percalle, che è un tessuto super super soffice che più si lava e più diventa morbido. Infatti basta lavare queste lenzuola a 40 gradi con 800 giri di centrifuga. E ho scelto questo bellissimo colore verde menta, super estivo, e poi sapete che io amo questi colori pastello, soprattutto questo verde mi piace da morire, e quindi non vedo l'ora adesso di mettere queste lenzuola e mettermi a letto stasera. Mi piace tantissimo questo pack, i dettagli veramente super super curati. Ogni lenzuolo è praticamente imbustato singolarmente e guardate la confezione esterna, è una meraviglia. Se avete tipo qualche amica che sta prendendo casa oppure volete fare un regalo a qualsiasi persona, insomma, che può apprezzare un paio di lenzuola, secondo me si presenta molto molto bene anche come aspetto, ecco, oltre che essere un prodotto di super super qualità. Io adesso cosa faccio? Le vado a lavare, così le do una rinfrescata e poi le metterò subito, perché tanto con questo caldo credo che si asciughino subito le lenzuola. Comunque io vi lascio anche un codice sconto e vi lascio il link giù in info box, così se volete dare un'occhiata al sito Dal Filo potete farlo andando a cliccare direttamente sul link che vi lascio giù, e appunto se volete approfittare io vi lascio anche un codice sconto che è Nel Mondo di Ale Dal Filo, ve lo lascio proprio scritto, così appunto lo inserite nel momento del pagamento. Sono contenta di avere queste lenzuola in percalle, che è un tessuto termoregolatore, super soffice, super morbido, e quindi non vedo l'ora di appunto provarlo stasera, e vediamo anche Christian che cosa dice. Ora vado subito a fare una bella lavatrice super profumata e così poi le metto subito nel letto appena si asciugano. E vabbè, io rimango sempre affascinata da questo pack e ringrazio Dal Filo per avermi inviato questo bellissimo set di lenzuola. Guardate la meraviglia, vi faccio vedere tutto da più vicino. Queste sono le federe e questi sono due lenzuoli bellissimi. La lavatrice e volevo dirvi che questo detersivo qua sole mi piace tantissimo proprio a livello di come lascia i capi. Questo qua è un igienizzante, poi ha un profumo di eucalipto ed è efficace anche a basse temperature, ed è questo, mi piace tanto tanto. Invece come ammorbidente, a sentirli così dalla confezione, cioè per esempio questo mi piace tantissimo.
Poi però non si sente nessun profumo sui capi una volta lavati. Cioè gli unici due ammorbidenti che io riesco sempre a sentire sono il Mon Amour e il Lenore, soprattutto il Lenore. Tutti gli altri ragazzi non li sento, cioè questo qua non si sente proprio, perché ho fatto un'altra lavatrice prima e niente. E soprattutto questo è come se non lo mettessi, cioè questo qua per me è super super bocciato, non si sente per niente. Poi ovviamente è tutto soggettivo e dipende anche dall'acqua, dalla lavatrice, non lo so. Comunque i miei due ammorbidenti preferiti sono il Lenore e il Mon Amour. Per il resto io non sento nulla. Adesso continuo, perché poi andiamo al centro commerciale, come vi ho detto prima. Ho messo tutte le sedie sul tavolo, perché adesso faccio partire il robottino e a questo punto che va faccio in modo anche che lava per terra. Quindi vedete, sto preparando questo attrezzino qua che va proprio a pulire i pavimenti, e io ci metto un po' di Ace Gentile, con cui mi trovo benissimo per i pavimenti. Allora, basta poi semplicemente agganciarlo in questo modo e poi lo vado a mettere nel robottino. Faccio così, almeno i pavimenti li fa robottino. Eccoci qua ragazzi, siamo tornate. C'è anche Sara. Ciao ragazze. Fai vedere il nuovo amico. Eccolo qua, aspettate che... Ok. Come si chiama? Si chiama Stellina. E ha anche il collare rosa. Come stai qui a Modena? Io molto bene. Questo gattino l'abbiamo preso oggi al centro commerciale. Lei appena l'ha visto se n'è innamorata subito, vero Sara? Sì. Adesso aspettiamo Christian, così mangiamo e poi usciamo a fare una passeggiata. Ho rifatto anche il letto e le lenzuola non sono riuscita a stirarle, ma io in generale non le stiro, poi con questo caldo non ce la posso proprio fare assolutamente. Comunque questo è il risultato con le lenzuola di Dalfilo color verde menta in percalle. Adoro tantissimo come ci stanno in camera da letto. E basta. Adesso, come vi ho detto, dobbiamo iniziare a preparare la cena. E tra l'altro mi stanno spuntando dei brufoli qua e qua. Non so il motivo, secondo me è il cibo, perché comunque a Ischia ovviamente ho mangiato di tutto. Comunque volevo dirvi che questo cura lavastoviglie del Conad è veramente ottimo, ha lasciato un profumo buonissimo che si sente per tutta la casa, veramente super super promosso. Penso che lo ricomprerò perché super super profumato e ha pulito per bene la lavastoviglie. Dove andiamo, Sara? Andiamo a fare una passeggiata. Sei contenta? Sì. Fa caldo? Molto. Ecco Christian, andiamo a buttare l'umido. E questo è il cielo di oggi. E qui c'è Bruno. Che sta facendo Bruno? Scarpe fluo ne abbiamo, tranne io, ma guardate loro. Christian ha delle scarpe stupende. Della Nike, no, dell'Adidas. Dopo stiamo su marciapiede, eh? Bella mia, ma lei è grande. Guardatemi. Io sto guardando. Per me è il giorno dopo e questa mattina mi sono dedicata a fare qualche spostamento qui in sala da pranzo, perché praticamente abbiamo l'aria condizionata che spara direttamente sul divano e quindi era impossibile
starci proprio sul divano a guardare la televisione in tranquillità, perché appunto arrivava quest'aria fredda, perché abbiamo i condizionatori accesi. E quindi ho detto: adesso faccio qualche spostamento, almeno quando guardiamo la TV siamo più tranquilli e possiamo lasciare comunque l'aria accesa, perché come sappiamo non si respira in questo periodo. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa ho combinato stamattina. L'aria condizionata, come vedete, è sopra la porta e il divano, se vi ricordate, era qua. Allora io cosa ho fatto? L'ho messo praticamente lì sotto, che non ci arriva l'aria, e il tavolo invece è qua. Vi faccio vedere meglio. Praticamente adesso la sala è così. Purtroppo il divano non è davanti alla TV, ma pazienza. Tanto ormai chi mi segue da tanto sa che abbiamo questo problema, però comunque così va bene per passare l'estate, ecco. Almeno possiamo fare anche un pisolino sul divano senza che ci arriva l'aria condizionata addosso. Fatemi sapere se vi piace. Qui c'è la lampada di IKEA, i quadri di disegno, e questo mobile qua è di IKEA. Anche il tavolo e le sedie sono di IKEA, compreso il vaso rosa. E anche poi questa mensola. Diciamo che questa qui è una sala da pranzo di IKEA. Tranne il divano è quasi tutto di IKEA. E quindi questa è la situazione che ho ricreato questa mattina. Ed ecco qua, vi faccio vedere anche quest'altra prospettiva della sala. Fatemi sapere che cosa vi sembra questa nuova disposizione della sala. Io vi saluto, così questo video ve lo metto già stasera. Fatemi sapere come state, se vi fa piacere iscrivetevi al canale così non perdete i prossimi video, e mi trovate su Instagram come Nel Mondo di Ale. Io vi mando un bacione, vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!